Io sono Wolf Girl e questa è la Wolf Caverna. E questa è la Wolf Micia. È nervosa e non ha mai fatto un vlog. E nemmeno io d'altronde. Quindi non siate rudi con me. Scusate per il disordine. Allora, innanzitutto io vorrei iniziare parlando dei cattivi. Io adoro i cattivi. Sono... beh, tutti dei gran figli. Innanzitutto scusate per la mia faccia in questo momento, però mi sono un po' tanto commossa guardando non il Titanic, non ho rivisto la morte di Allison, ho guardato Interstellar. Io sono quel tipo bizzarro di persone che si commuove guardando Interstellar, ma non cose realmente commoventi come la morte di Allison o quella di Jack. Ok, parliamo di cose serie. I cattivi. Ahia. Innanzitutto i cattivi sono delle persone particolari e secondo me è sbagliato individuarli come cattivi perché ciascun cattivo all'interno della propria storia è un eroe che però purtroppo ha perso la sua battaglia. Infatti possiamo immaginare se Scott avesse perso la testa, vabbè, è stato Scott da questo punto di vista è stato bravo perché dopo la morte di Allison si è contenuto. E non ha perso la testa. Ok, iniziamo subito perché ho già perso troppo tempo. Il primo cattivo, prima stagione, Peter. Peter è anche il mio preferito. All'inizio, vabbè, fa un casino assurdo, uccide random. Tu pensi, ma questo è squilibrato mentalmente? In realtà non è squilibrato. Era semplicemente in cerca di vendetta. E onestamente lo posso anche capire. Cioè, oddio, gli hanno ucciso tutta la famiglia. Solo che è anche un po' fuori di testa. Infatti un'altra caratteristica di Peter è che lui è assetato di potere. Questo deriva dal fatto che, vi ricordate, la madre di Derek, nonché sua sorella maggiore? La mia gatta, eccola. Un piccolo momento di distrazione. Vi ricordate la sorella maggiore, Talia? Lei era la lupa più potente, riusciva a trasformarsi in maniera completa, cosa che poi anche Derek riuscirà a fare nella... sì, nella quarta, scusate, è vero. Mi confondo con The Walking Dead, è vero, The Walking Dead è alla sesta, deve riuscire alla sesta. Ok, sì, mi confondo. Nella quarta Derek riesce a trasformarsi completamente come faceva ai tempi Talia. Solo che... che sta facendo la mia gatta? Ok. Solo che Peter ha sempre vissuto all'ombra di Talia perché insomma sorella potente lui così ciao io sono il fratello minore di Talia non tutti voi mi riconoscerete perché tipo non mi caga nessuno però fa niente in realtà è un figo assurdo è anche il mio preferito di Teen Wolf. Bene, cattivo della seconda stagione è il Kahneman. O almeno apparentemente è il Kahneman, però in realtà il Kahneman è sotto il controllo di qualcun altro. Questo fa riferimento purtroppo anche alla storia moderna, passata, ovvero il soldato a cui viene... vabbè, in questo caso non è il caso del Kahneman, però vabbè, normalmente nella vita vera dietro c'è sempre un lavaggio del cervello assurdo e quindi diventa, cioè, il soldato diventa proprio spietato e... fa tutto ciò che gli dice un capo, che all'inizio è Matt, però Matt non è un vero e proprio cattivo, cioè è semplicemente un ragazzo disturbato, sì, un eroe che ha perso la sua battaglia contro la sua fobia più grande, che è quella per l'acqua. Infatti possiamo vedere anche il Kahneman... acqua! No! Ecco, ok, il vero cattivo però alla fine si rivela essere Gerard. Di Gerard non posso dire molto, solo che è cattivo, è orribile, è vecchio, e lo odio. Oddio, che odio quando ho sparato a... non dico chi, non dico chi. Sì, no, perché tra l'altro sarebbe spoiler della quinta stagione, quindi vabbè, poi avviso, spoiler! Ok,
Terza stagione, arriva il branco degli Alfa e Deucalion, un altro personaggio che adoro. Anche Deucalion all'inizio sembra un malato di potere, però alla fine Deucalion un suo senso ce l'ha. Infatti, mio Dio, 5 minuti, sono già passati 5 minuti. Cavolo, devo prepararmi da mangiare, altrimenti muoio. Ok, sì, è vero, devo mangiare, altrimenti muoio, purtroppo. Ok, Deucalion è un gran figo. All'inizio sembra un malato di potere, alla fine, secondo me, Deucalion all'inizio sì, era malato di potere, però adesso si è un po' pentito, secondo me. Poi vabbè, vi ricordo che anche Peter all'inizio sembrava pentito, quando alla fine pentito non era, proprio per nulla. Tipo, no. Ah sì, beh, continua ad esserci Gerard. Ah, c'è... La tizia, cosa? Quella che mi sta incredibilmente sul culo? Jennifer, Jennifer. Ecco, Jennifer mi ha fatto antipatia dal primo istante, non perché stesse con Derek, cioè, oddio, povero Derek, qualcuno si deve trovare. Che se tipo, ecco, sì, magari con Styles starebbe bene Derek. Anche se io in realtà sono strana perché io shippo Steeter, quindi io shippo Styles con Peter. Lasciate perdere, sul serio, le ship che mi faccio io sono strane. Mr. Wars. Dai, Anakin e Padme sono così carini insieme. No, io Anakin lo shippo con Obi-Wan. Fuck the system! Ok, queste, a parte tutto questo, torniamo al Darak. Lei non è un'eroina, lei è una lurida zoccola. Brava ragazza. Cheat. Cheat. Sì, perché... Ed è... Sinceramente io ho sempre capito che c'era qualcosa strano in lei. Cioè, qualcosa di strano in lei. Aveva proprio quella scintilla nello sguardo e tu la guardi e dici... Questa non ci sta con la testa. Probabilmente è la stessa cosa che starete pensando anche voi di me in questo momento, però... Si dice, non si dice. Oh, è il mio primo vlog. Abbiate pazienza. Poi, sì, del Darak sinceramente non c'è molto da dire, semplicemente che è una pazza che ha tradito Cali, praticamente. Sì? Una pazza che ha tradito Cali. Giulia. Sì. Passiamo alla 3B, perché questa era la 3A. La 3B, c'è la 3A, c'è anche la 3B. 3B, il Nogizune. Sinceramente mi ha colpito tantissimo la storia del Nogizune e mi ha anche colpito il fatto che abbia scelto proprio Styles, perché tu non ti aspetteresti mai nulla da Styles. Lui è l'umano. E invece Styles ha sempre le sue belle sorprese, infatti. Styles alla fine per come si è... Cioè, alla fine ha dimostrato di avere anche lui le carte in regola per tirare un bel po' di calci nel sedere a qualcuno. Per come effettivamente ha fatto. Anche se mi è piaciuto tantissimo Dallan O'Brien quando faceva quello posseduto al Nogizne. Perché devo ammettere che io normalmente come interpretazione ho sempre venerato Ian Bowen. Peter. O'Brien mi è piaciuto veramente un casino, è stato meraviglioso. Cioè, io faccio teatro, quindi diciamo che un po' i bravi attori li sa riconoscere, anche se il piccolo schermo è diverso da un palco enorme. Però, sì, diciamo che anch'io vorrei saper recitare così, tipo, e fare la schizzata. Vabbè, quarta stagione. Beh, sulla quarta stagione, vabbè, c'è il ritorno di Kate. Kate, anche lei è stata sempre un po' affamata di potere, però sugli Argent, sinceramente, non c'è molto da dire su di loro perché Jeff ha sempre tenuto un'aura di mistero intorno alla loro storia, quindi non si può. Ero messa storta, quindi non si può dire assolutamente nulla su di loro. Cioè, quindi Kate, però mi ha anche un po' stupita la sua alleanza con Peter, cioè, perché proprio vedendo lo stacco dalla prima stagione in cui prende la...
E adesso che diciamo sì, dai, facciamo un'alleanza, sconfiggiamo Scott. Poi Scott non ha mai fatto nulla di male. Ah, giusto. Peter è un affamato di potere. Bravo, Peter. A volte mi ricorda un po' troppo i nostri politici e quindi sono lì tipo, no, non si fa così. Ok. Quinta stagione. Spoiler 5B, Sébastien Vallée. Se devo essere sincera, non mi è piaciuto affatto come è stato rappresentato Sébastien. È storta. Cioè, allora, sì, è un cattivo, sì, ammazza le persone, ma cosa è successo? Non è che uno improvvisamente si sveglia dal nulla e dice, ma sì, dai, iniziamo ad ammazzare un po' di gente random. No, non si fa così. Secondo me Jeff Davis avrebbe potuto dilungare un po' di più la storia di Sébastien. Tanto, cioè, l'attore è tipo un gran figo. Sapete che è un modello francese a proposito? Sì. Ed è francese, quindi quando parlava con la R, voce gli ero tipo, oh mio Dio! Vabbè, era un figo assurdo. Semplicemente Jeff avrebbe dovuto approfondire il perché di certe azioni, cioè, ok, voleva un bene nell'anima a sua sorella, questo si capiva chiaramente. Infatti, cioè, lui avrebbe potuto squarciarle la gola lì su due piedi e farla finita quando lei l'aveva scoperto nel bar. Nel bar, sì, nel pub. Invece non ha fatto nulla, ha proprio aspettato. Cioè, perché poi, sì, ok, è Marie-Jeanne Vallée, è una gran figa, è Crystal Reed, che è una gran figa anche lei. Però alla fine era sempre un'umana, una gran bella umana, ma pur sempre umana, contro un lupo mannaro. E che lupo mannaro! Ok, scherzi a parte. Secondo me Sébastien avrebbe anche vinto, però non l'ha fatto perché teneva troppo a sua sorella, lui non la voleva uccidere. Sì, a parole diceva un sacco di cose, però anch'io a parole continuo a ripetere, io devo smettere di mangiare cioccolata, invece sono ancora qui che mangio cioccolata, quando non dovrei perché fa un po' male. Ecco, secondo me, ritornando a quello che dicevo prima, Jeff Davis avrebbe dovuto approfondire la storia perché mi ha fatto un po' incazzarrabbiare quello che appunto fatto, cioè, cos'è? Sébastien Vallée è la merdina di turno di cui non vuoi approfondire la storia perché non lo so? Poi dai, no. Quindi secondo me, cioè, io spero che scopriremo comunque qualcosina in più nella sesta stagione grazie ai fantasmi. Anzi, dato che era un gran figo e averlo comunque tra i paraggi non, cioè, averlo comunque qua nei paraggi non è che mi dispiacesse, sai, sapete com'è. Io spero proprio che ritorni come fantasma della sesta, che ci faccia scoprire qualcosa di più, perché io non è che oggi sono buona come il pane, domani mi sveglio la mattina e dico oh! E uccido tutti. No, non so. Tra l'altro, vi siete accorti del fatto che ci fosse anche un po' del tenero fra Marcel e Sébastien, vero? Non l'ho notato solo io. E poi, ecco sì, i Dread Doctors, nemmeno su di loro possiamo dire molto. Sappiamo solo che probabilmente erano capitanati da Marcel, che era spinto dal suo amore per Sébastien, come biasimarlo, tanto da vivere una vita sotto forma di coso in continua decomposizione, stile The Walking Dead, però cosciente, perché effettivamente lui è ancora cosciente. Quando Sébastien poi se lo ritrova davanti, non gli dice neanche un grazie, ma stronzo, io ho rinunciato a una vita pacifica. Magari breve, però pacifica e piena di amore, perché avrei potuto dare il mio amore a qualcun altro per te, stro bravissimo figaccione, che poi alla fine non mi hai neanche ringraziato, cioè, grazie, grazie davvero, mi accontento di un piccolo innocente grazie. Ok, quindi, comunque, davvero, guardateli, guardateli, sul serio, insomma, c'era del tenero fra di loro. Un altro cattivo della quinta stagione è Theo. Allora, Theo, a me non è piaciuta, se devo essere sincera. Mi sembra una coppia teenager, però anche un po' riuscita male di Peter. Non linciatemi, è solo la mia opinione. Perché, poi vabbè, no, l'attore mi piace, è anche un gran figo. È proprio il personaggio. Però
Perché poi è un approfittatore, insomma, all'inizio, vabbè, si approfitta della bontà di Scott. Poi, quando sta per essere trascinato negli inferi o qualsiasi, ovunque sua sorella lo volesse trascinare, era lì tipo: "No, Scott! Scott! Scott!" Ecco, penso questo rendesse abbastanza l'idea. Quindi, vabbè, profilo di trio, approfittatore e... Però gran figo, lo ammetto gran figo. Infatti, quando nella scena in cui lui è tipo senza maglietta che fa esercizio fisico, e lì c'era Malia, io ho detto: "Ma Malia, teoricamente lei è un mezzo coyote, ha tendenze più animali delle mie, perché io vorrei, perché io gli salterei addosso e lei no?" Anzi, no, perché qualsiasi ragazza umana con, vabbè, le sue fisse, con gli ormoni a palla, gli salterebbe addosso, mentre Malia, che teoricamente dovrebbe avere gli ormoni ancora più a palla, non fa nulla. Anzi, addirittura c'è una scena in cui gliene dà di santa ragione. Brava Maria. Devo essere sincera, Maria all'inizio non mi piaceva, però è una gran figa anche lei. Davvero, gara di figaggine in Teen Wolf. Per oggi, dalla vostra Wolf Girl nella sua Wolf Caverna con la sua Wolf Micia dispettosa, è tutto. Ci rivediamo alla prossima. Ehi, Wolf Micia. Wolf Micia. Saluta. Saluta. È un po' timida. È il suo primo vlog. Puccia. Lo voglio troppo bene.